Vabbè, sul discorso dell'inizio sicuramente ci ha fatto preoccupare, abbiamo subito gol, poi penso che però la reazione della squadra è stata positiva, abbiamo cercato di pareggiare, ci siamo riusciti, anche con qualche cosa di più del normale. Poi sul risultato di ritorno sempre pari siamo e bisogna vedere chi ce l'ha più dura. Buonasera mister, Giovanni Vigilante Solo Foggia, bentornato. Il problema del portiere che ha dovuto sostituire di natura fisica perché non riusciva più a rilanciare lungo, vedevamo dalla tribuna. È recuperabile, lei recupererà anche i 3 squalificati di oggi, avrà un... Non sono medico, aspetto il responso loro, lui farà domani i controlli e vediamo che esce. E Lescano aveva già pensato di schierarlo nella ripresa? Sì, per noi Lescano è un giocatore importante, non per niente, ha fatto quasi 20 gol. Pensavo prima di Cupone che poteva aprire un po' più di difesa loro e poi Lescano con fisico penso che si fa notare sempre. Mister, buonasera, Manuel Sapio, Gazzetta dello Sport. Le chiedo, nel calcio la fortuna è un aspetto importante, nei momenti topici della partita, sia all'11° che sul fine del primo tempo, sull'1-1, le è andata bene. Non è la prima volta, era capitata anche con Lentella, credo i 2 pali colpiti da Lentella. È anche un buon segnale per il Pescara che continua ad andare avanti, nonostante l'ottima prestazione. Vabbè, io penso che abbiamo fatto bene, poi il discorso che è normale che poi già giocando in casa faceva qualcosa di più. E non ce l'abbiamo permesso tanto, poi discorso di pali, anche noi avevamo occasioni nostre che non abbiamo sfruttato, poi se è palo, se va 3 metri sopra la porta è uguale, non è gol. Con Rossi ha avuto modo di parlare, si è scambiato qualche parola? Non l'ho visto proprio, non so dove era, non l'ho cercato io, non mi ha cercato lui, ma qua si è creata una cosa di rivalità che per me non esiste, però so chi l'ha creata. A Pescara lo va a salutare? Lo andrà a salutare? Se viene lei, verrà da lei? In casa di solito io saluto. Grazie. E chi l'ha creata la rivalità? Ma... immaginate un po'. Lo vuol dire? Immaginate un po'. Lo immagino. Vabbè, ce ne stanno pochi giornalisti a Foggia. Buonasera mister, Armando Borrelli, calciofoggia.it. Volevo chiederle se era la partita che si aspettava o se c'è qualche mossa magari fatta da Delio Rossi che l'ha un po' sorpresa magari, perché ha cambiato qualcosa rispetto a quelle che erano le posizioni in campo di determinati calciatori. Grazie. Da parte di Foggia non mi ha sorpreso niente, da parte mia mi aspettavo qualche cosa di più nel secondo tempo sul piano di gioco, dove noi penso che ci siamo accontentati pensando alla partita in casa, che non è detto che si vince, potevamo giocare di più, meglio. E visto che loro sicuramente sono più stanchi di noi, dobbiamo approfittare di quello.